L'ultimo progetto a cui ho lavorato è una miniserie con la DC Comics sul, diciamo, rilancio di un loro vecchissimo personaggio, il Vigilante. È una serie di 6 numeri che uscirà in un volume unico, penso all'inizio dell'anno prossimo, e tratta delle origini del Vigilante perché è interpretato da una nuova persona. Quindi è un rilancio, proprio una sorta di reset del personaggio interpretato da un ragazzo di colore, quindi è stato un po' quello il punto cardine su cui hanno voluto giocare, e scritta da Gary Phillips. Per gusto, un personaggio che avrei sempre voluto disegnare è John Constantine su Hellblazer, quando c'era proprio la vecchia serie di Hellblazer, per un gusto verso le storie noir, politically scorrect, diciamo, mi è sempre garbato anche proprio come caratterizzazione di personaggio. Solo che quando a livello di carriera avrei potuto approcciarmici, la serie è stata segata. E quindi per adesso è un sogno che è sfumato. Ma un progetto che vorrei realizzare, diciamo, fino adesso non ho avuto esigenze particolari, però ultimamente si è affacciata un po' l'idea di fare una cosa personale, quindi un progetto che dalla scrittura alla botta di colore mi curo io. Però non so quanto possa essere fattibile sia per i miei tempi di lavoro e sia proprio per le mie capacità, perché non mi sono mai trovata a scrivere un fumetto. Però mai dire mai, quindi vedremo. Diciamo, un'infarinatura di storia già ce l'ho, vediamo se riesco a svilupparla. Però non dico niente per scaramanzia.